Entrato a sostituire Moro, il giovane cesenate Gabriele ha subito servito a Schachler una palla deliziosa. Sul filo del fuorigioco, l'austriaco ha fulminato Taccone. Fuorigioco, hanno reclamato gli irpini. Noi vi riproponiamo l'azione a rallenti e giudicate voi se il primo gol cesenate è da considerare o no regolare. Era il 31esimo della ripresa. 5 minuti dopo Schachler si è ripetuto, questa volta liberandosi di prepotenza di tutta la difesa biancoverde, aggirando Taccone e appoggiando comodamente in prepotenza di tutta la difesa biancoverde, aggirando Taccone e appoggiando comodamente in. Niente da dire stavolta e soprattutto niente da